Città Nascosta l'ho fondata nel 2010, in tempi in cui tra l'altro non si parlava molto di bellezza di Milano, anzi non si parlava quasi per nulla, ed è nata perché avevo il desiderio di raccontare la storia di questa città. Ho capito che era inutile raccontare solo Leonardo, Michelangelo, Raffaello. Siamo pronti, c'è anche la signora con la giacca nera. Brera, luci rosse, perché Brera, al di là di quel che sembra oggi, è stata una sorta di Montmartre, tutta Meneghina, la seconda metà dell'Ottocento e fino al 1958, era tutto un pululare di bordelli, ognuno dei quali aveva una sua specialità, perché ce n'era uno al 3, uno al 5 e uno all'8. E questa successione di bordelli uno dietro l'altro permetteva a tutti gli avventori di poter scegliere quello che gli si confaceva di più, perché per esempio al 3 la regola della casa imponeva alle ragazze di non avere nessun contatto col cliente prima di aver stabilito la marchetta, di aver trattato la prestazione, quindi erano tutte lì ferme, impalate, in attesa che il cliente decidesse con quale andare, mentre invece al 5 c'era una regola completamente diversa e che prevedeva che invece queste ragazze vestite in modo molto succinto, molto provocante, quasi si strusciassero sugli avventori, su quelli che entravano nella casa, e quindi favorissero in qualche modo con i loro atteggiamenti la scelta della fanciulla da portarsi su in camera. E invece all'8 c'era la signora Maria, che aveva tra l'altro tre sorelle che erano figlie a loro volta di una prostituta e che erano un po' le reginette del bordello. E poi ce n'era uno in via della Madonnina dove le ragazze, quando avevano finito, calavano un cestino, un po' come le vecchie sciure, cioè, calavano il cestino per poter fare la spesa, loro calavano il cestino per dire che avevano finite e che erano pronte per la coppola successiva. La legge Ferlin pone fine alla storia dei bordelli, aprendo un bar e aprendo fondamentalmente la strada. Non credo che abbia migliorato molte le cose.